Buongiorno a tutti, sono Boris Landone, oggi sono qua per mostrarvi questi fantastici LED con forme diverse. Abbiamo diverse forme, praticamente date dal circuito stampato, dove è stato posizionato sopra un silicone che permette di diffondere la luce dei LED. Sono LED che vanno alimentati a 3 volt, non c'è problema se invertite la polarità e vedete, fanno una luce strepitosa. Ve le faccio vedere da questa telecamera che è stata oscurata, quindi abbiamo ridotto tantissimo il bilanciamento del bianco, anzi vi abbasso anche un po' la corrente. Adesso io li sto alimentando a 3 volt. Vi rendete conto meglio di quella che è la forma dell'oggetto e sono bellissimi. Adesso stiamo andando a 2,8 volt. Abbiamo la farfalla, guardate che anche in questo caso vi abbasso ancora la... Ecco qua, ecco, se guardate, vedete, ci si vedono appena appena, adesso sto cercando di regolarla finemente, si vedono appena appena i LED. Abbiamo questa specie di saetta, ecco, una forma un po' particolare, pensate a fare, ve la abbasso, pensate a fare una lampadina con all'interno questo filamento. È bellissimo, guardate che sto alimentandolo a 2,7 volte invece che 3 volte, proprio per cercare di farvi vedere quella che è la forma illuminata. Se lo porto a 3, vedete che effettivamente ha una luce veramente intensa. Sul PCB trovate il simbolo del più e del meno, ma vi ripeto, non c'è problema in caso di inversione di polarità. Abbiamo anche la forma della libellula. Guardate, con la luce che c'è, guardate anche il mio volto come viene illuminato. Guardate che ha una potenza, adesso ancora l'ho ridotto. Se io lo porto a 3 volt, facciamo una regolazione fine, eccola qua. Altre volte guardate la luminosità, guardate la mia mano come viene illuminata, guardatelo dalla telecamera. Questa è la telecamera con il bilanciamento oscurato, guardate che luce che fanno. La abbassiamo un attimo così vi faccio vedere la forma, questa è la forma della libellula. Abbiamo anche l'alberello di Natale, eccolo qua, vi abbasso un attimo la corrente, eccolo qui, guardate che bella forma. Abbiamo anche il simbolo della vittoria, quello con le due dita, così, esattamente questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua. Guardate. Guardate la definizione anche del disegno. Qua siamo proprio a 2,5 volte. Se lo aumento e vado a 3 volte, purtroppo la telecamera non mi rende giustizia. E abbiamo per finire il fiocco di neve. Anche questo qua, una forma bellissima, definita veramente molto molto bene. Guardate. Guardate che bello. Pensate ad esempio di fare, che so, una lampadina con all'interno il fiocco di neve, è bellissimo. Potete utilizzare un portabatterie tipo questo con due stilo, due AA, anche l'interruttore, quindi potete tranquillamente collegarlo e accenderlo quando volete. Vi faccio vedere, eccolo qua, questo è il nostro fiocco di neve con il nostro pacco batterie, vedete, possiamo accendere, spegnere senza problemi. Fantastico, con questo veramente potete fare tutti i gadget che volete, potete realizzare le vostre applicazioni, potete utilizzare come semplici LED per dare un'indicazione che il vostro strumento è acceso, magari mettendo, non lo so, il simbolo del fulmine, oppure potete tranquillamente realizzare dei gadget, degli oggetti di bellezza, ma proprio per l'intensità luminosa che hanno, effettivamente permettono anche di realizzare delle piccole lampadine, magari per la camera dei bambini, però con una forma veramente carina, la farfalla, la libellula, la stella, l'albero di Natale, il fulmine, il simbolo della vittoria e il fiocco di neve. Questi sono quelli che abbiamo attualmente disponibili a catalogo.